Passo la parola adesso Bene, per chi non mi conosce, mi chiamo Marco Fraceti, sono un giovane che quest'anno compie 58 anni e sono circa dalla morte di Peppino Impastato nel 1978 che mi occupo di mafia. Appunto perché legato alla famiglia Impastato abbiamo dovuto lottare per 25 anni per avere la verità sul fatto che Peppino non stava facendo un attentato, ma era stato ammazzato dalla mafia. Il lavoro che noi abbiamo sviluppato, in particolar modo in Lombardia, già negli anni 90, sotto la spinta, diciamo, di Tangentopoli, che era, diciamo, su base regionale, quando io mi sono trasferito definitivamente in Brianza, necessitava di un... perché la buona antimafia si fa dove abiti, con le buone pratiche quotidiane, come mi diceva chi mi ha preceduto. E la cosa interessante è che non fino a 10 anni fa, fino all'operazione Infinito, la questione delle mafie in Lombardia era un fatto molto, così, molto vissuto in maniera molto superficiale. Cioè c'era un'idea che la mafia era un fenomeno del sud e che se era al nord stava in un'altra regione che non era la Lombardia. Poi quando hanno cominciato a scovarli a Milano, all'ortomercato, stava soltanto a Milano all'ortomercato. Poi quando li hanno trovati a Desio, si sta solo in Brianza, e poi quando l'hanno trovata dappertutto non c'è stato più modo di poter distinguersi da questa modalità che ha contraddistinto tutto il nord e in particolar modo alcune organizzazioni politiche come la Lega Nord, no, che ha sempre sottovalutato questo elemento dicendo che la mafia al nord c'era perché c'era il domicilio coatto dei... e stasera vi dimostrerò che non è assolutamente vero, anche perché ve l'ha già detto chi mi ha preceduto, che ci sono imprenditori autoctoni che attivano relazioni pericolosissime, uno su, per chi ha seguito un po' le vicende, Ivano Perego, della Perego Contractor di Lecco, che è l'uomo che si è portato uno dell'Andrina Strangio dentro il consiglio d'amministrazione, perché questi signori, dopo che ti hanno prestato i soldi o che ti hanno fatto un piacere, o ti ammazzano oppure ti chiedono un controvalore, e ultimamente è stato dimostrato che il controvalore delle loro attività e dei loro favori corrisponde al fatto di pacchetti azionari delle aziende, delle imprese, o entrare direttamente nei consigli di amministrazione. Comunque, per tornare alle origini, non tanto delle organizzazioni criminali in Lombardia, perché diciamo che tutti fanno un po' partire l'insediamento vero e proprio delle organizzazioni criminali in Lombardia con i sequestri, in particolar modo dell'Andrangheta, che per un certo circa 10 anni è stata un po' l'attività prevalente dell'Andrangheta, mentre Cosa Nostra e altre organizzazioni, ma più che altro Cosa Nostra, aveva attività di un certo rilievo, per esempio appunto in Brianza, ad Arcore c'era lo stagliere ad Arcore, e lo stagliere ad Arcole non era uno stagliere, ma era uno dei capi di una famiglia di Porta Nuova di Cosa Nostra siciliana. Quindi capite che il livello di permeabilità del sistema lombardo è proprio una terra che purtroppo ha assorbito e non è stata capace fino a adesso, speriamo che ci sia la fase della reazione, di respingere questo fenomeno, appunto perché c'era questo retaggio culturale, per cui si parla sempre di una cosa che sta fuori dalla tua regione, che sta fuori dal tuo paese, che sta da un'altra parte. Per stasera parliamo anche, perché io penso che la mala politica sia il brodo primordiale in cui si muove poi dove si muovono poi le organizzazioni criminali, perché prima delinqui e poi dopo ti ricatto, e quando sei un personaggio politico ricattato io posso fare di tutto, ed è ormai straprovata. E anche le dinamiche si sono verificate, no?
anche se i fatti sono molto recenti, tra la notte del 21 e il 22 in Lombardia ci sono stati 16 arresti e alcuni fanno riferimento ad una società che si chiama Kaleidos, che ha sede proprio qui a Saronno, personaggi non calabresi ma di Saronno e della provincia di Varese. Comunque la situazione delle organizzazioni criminali certificata dalla DDA e dalle varie organizzazioni che curano circa intorno al 2005-2006 è questa qui, cioè quasi tutte le province vedono in qualche maniera la presenza delle organizzazioni malavitose. Essenzialmente noi trattiamo quella che riteniamo la più pericolosa sotto il profilo sia della strutturazione e sia sotto il profilo dell'obbedienza, cioè è un'organizzazione, l'Ndrangheta, che è di natura familistica, ma quando esce dai confini della Calabria è una struttura paramassonica che ha una sorta di codice dell'obbedienza. Si dice che in Ndrangheta ci entri in piedi e ci esci steso, o perché hai raggiunto i tuoi limiti di fine vita o perché ti hanno ammazzato, un poco appunto come in massoneria, che ci entri in piedi e poi esci steso. Questa è invece la presenza delle organizzazioni criminali sempre intorno a quel periodo, intorno a Milano e la sua provincia. E come vedete, tenendo conto che in quegli anni tra le varie organizzazioni, Cosa Nostra, Ndrangheta, Sacra Corona Unita e Camorra, c'è stata una sorta di suddivisioni di competenze, per cui io mi occupo di questo, io mi occupo di quest'altro e non ci calpestiamo i piedi. Per cui l'Ndrangheta, che ha avuto diciamo una sorta di prelazione per quanto riguarda il grande mercato della cocaina, perché poi per chi segue queste cose sa che i proventi dei sequestri erano poi utilizzati per acquistare a quei tempi l'eroina, oggi servono invece per acquistare la cocaina, altre attività, ma ormai ha quasi cambiato pelle l'organizzazione criminale qui al nord. Perché se dovessimo, stasera non c'è il tempo, ma dovessimo parlare della operazione Infinito, perché c'è stata questa operazione, l'assassinio proprio di Carmelo Novella, che era il capo di questa 'Ndrangheta fra virgolette secessionista dalla casa madre calabrese, è stato ammazzato qui a San Vittorio Lona, al circolo dei Garibaldini, nel 2008. Comunque la situazione della, noi facciamo l'esempio della Brianza per poi estenderlo un po' in tutte le province. Negli anni 90 la situazione della presenza dei cosiddetti domiciliati coatti in Brianza era questa. Anzi, per essere precisi, ce n'era solo uno, che era Desio, Natale Iamonte, mentre gli altri erano famiglie. Erano ondrine, ma che erano immigrate con tantissimi, tenete conto che su 850.000 brianzoli circa il 10-15% provengono dalla Calabria e la stragrande maggioranza gente onesta che lavora e probabilmente ha contribuito alla crescita del PIL lombardo. Ad Arco ovviamente il riferimento allo stagliere. Però quando questi 'ndranghetisti vengono negli anni 90 in Lombardia, non trovano una terra dove non succede niente, dove è tutto pulito, tutto sano. C'è una grande operazione che tutti conoscete, Tangentopoli, dove gente viene presa, messa in galera e dichiara di aver dato questa mazzetta, aver preso questi soldi, tutto il... Per cui queste persone, per chi non lo conosce, Enzo Cicconte è un personaggio, un professore che scrive di e ha studiato il fenomeno da più di 30 anni, quando nessuno conosceva o si parlava di 'Ndrangheta giusto appunto nei seminari e nei dibattiti. L'elemento
che distingue l'organizzazione criminale 'ndrangheta da Cosa Nostra e dalla Camorra è che questi personaggi cercano subito un rapporto con la politica e con l'economia nel territorio. Quando lo trovano, è fatto. La storia più recente, quella di Desio, no? Dove c'è il consiglio comunale, che non è stato sciolto da un provvedimento, no? Perché c'era la Lega, quindi Maroni non ha fatto un provvedimento di scioglimento del comune di Desio. Sono stati consiglieri comunali che sotto la pressione di centinaia e centinaia di cittadini che presidiavano il consiglio comunale di Desio ha costretto non solo i consiglieri dell'opposizione che hanno fatto questo gesto, ma anche i consiglieri della Lega Nord a dimettersi. La cosa che non hanno fatto a Carate Brianza. E a Carate Brianza è ancora più sporca la questione di Paolo Vivacqua, un personaggio che è un po' un 'ndranghetista, un po' mafioso, però un personaggio che ne ha fatti di cotte e di crude. E la politica caratese con questo personaggio ci è andata a braccetto fino al giorno che questo personaggio gli hanno sparato in faccia nell'ufficio a Desio, come può succedere a Locri o in un altro paesino della Calabria, e da quel momento si sono aperti tutti gli scenari della politica caratese che faceva affari con il signor Paolo Vivacqua, perché il signor Paolo Vivacqua era un personaggio che acquistava per riciclare denaro sporco terreni, e adesso quando andate in giro avanti e indietro dalla Valassina vedete questo bricoman sulla destra andando verso Lecco, no? Questo bricoman è stato costruito proprio su un terreno di questo personaggio, taroccando il piano del governo del territorio. Un piano del governo del territorio taroccato per la modica spesa di una tangente di 800.000 euro, suddivisa tra consiglieri comunali, geometri, architetti e amici degli amici. Quindi questo è lo scenario che in Brianza trovano questi signori. Quindi non trovano solo le pecorelle, coi pastori, i mobilieri e quelli che fanno gli artigiani. Trovano queste cose qui. Il risultato di questa commistione tra organizzazione criminale e la politica produce questo svilupparsi come una sorta di virus, no? Che prende un po' tutta la... E non ci si fa mancare assolutamente nulla dentro il territorio brianzolo. Attenzione, quando venivano denunciate tutte queste cose qui, stiamo parlando all'inizio degli anni 90, ti guardavano tutti come... E ancora oggi, quando tu denunci la mala politica, che è il presupposto del rapporto criminale, non sei vissuto con una certa... sei tollerato, perché non possono... Però avete visto, no? Tizian, che ha denunciato, scrivendo sulla Gazzetta di Modena, scrivendo... ogni tanto li intercettano, se non la smette gli spariamo in bocca. Il problema è che questi lo dicono parlando con un avvocato che lo difende, che ha rapporti politici e questo signore si permette di dire queste cose in un giorno di se ne può sparare in bocca, non c'è nessuno che dice ma te sei matto. Non ci siamo fatti mancare niente nella terra brianzola, quindi anche le morti della Lupara Bianca di questi cosiddetti calabresi fissionisti, e non ci siamo fatti mancare neanche lo scioglimento o stata bruciata il corpo di una donna, Lea Garofalo, testimone di giustizia, e non in un posto in via Marelli a San Fruttuoso a Monza. Via Marelli, San Fruttuoso a Monza è dove c'è la rotonda dove sta facendo il cantiere per l'interramento della Valassina, non è un posto strano, lontano. Quindi una capacità di controllare il territorio che gli ha permesso di ammazzarla da una parte e di portarla lì. E di fare quello che hanno fatto, poco importa se l'hanno sciolta poi, quando i resti l'hanno bruciata. L'efferatezza di questa cosa qui non ha assolutamente conto. Oppure altri che sono stati ammazzati
e poi il corpo lasciato dentro una porcinaia. Non trovano più il corpo. Oppure un altro che l'hanno buttato sopra la calceviva ed è stato riconosciuto per una catenina. Peraltro nel maneggio qui di Brignano, provincia di Como. Quindi l'organizzazione criminale ha fatto e fa queste cose. Non apriamo il capitolo delle discariche abusive, la Gomorra Brianzola, la Gomorra Lombarda, che anche qui ci sarebbero ma ci vorrebbe un seminario di una giornata. Ma che gli imprenditori, la politica, sono il brodo primordiale del rapporto con l'organizzazione criminale, non lo dicono soltanto quelli che fanno antimafia tutti i giorni, non fanno antimafia solo dei seminari e dei dibattiti. Lo dicono i magistrati. Ma lo dice anche, quindi nelle operazioni infinite, i magistrati scrivono che soggetti come Massimo Ponzoni, poi anche qui a Saronno c'è un Massimo, è Vanzulli ma non è Ponzoni, ma anche voi ci avete il vostro Massimo, no? Massimo Ponzoni è il capitale sociale dell'organizzazione criminale. Però per non essere sempre i soliti un po' tignosi che picchiano sempre in maniera molto ideologica, molto così, andiamo a vedere chi ci può dare una mano da questo punto di vista. E la mano ce la dà la Camera di Commercio di Monza e Brianza, che ha fatto un'indagine tra gli imprenditori, dicendo appunto sulla storia se la crisi avvantaggia o meno le organizzazioni criminali. E solo per il 4,6% degli imprenditori lombardi consultati, circa un migliaio sono stati, solo il 4,6% ha detto che sicuramente non hanno rapporti con le organizzazioni criminali. Ma tutti gli altri, per poter lavorare, non chiudere l'attività. Per incrementare i loro affari, per ottenere gli appalti, tutti gli altri in qualche maniera hanno rapporti con le organizzazioni criminali. Non fosse altro anche perché se hai bisogno di 100.000 euro, che vai in banca e ti vessano, ti chiedono mille garanzie, per cui se uno ha tutte queste garanzie non va a chiedere un prestito, no? Tu hai bisogno di 100.000 euro. Dopo 24-48 ore le 100.000 euro le hai, però dopo 20 giorni ne devi restituire 130.000 e se non le restituisci 130.000 dopo pochi giorni diventano 150.000 e se non le restituisci le cose cominciano a diventare difficili per te, per la tua famiglia, per i tuoi parenti, per le tue attività e allora lì entra un sistema che per esempio è stato rotto in Brianza da Gianni Capone, che è un commerciante, che ha denunciato i suoi strozzini e i suoi e chi li vessava. È la prima volta in Brianza che un commerciante denuncia il proprio estorsore. Perché si fanno affari i grandi appalti, le grandi opere, l'Expo 2015? Perché l'andrangheta è un'organizzazione che dispone di un'immensa quantità di denaro liquido, che deve in qualche maniera far girare. Perché, per esempio, l'ASL di Milano, analizzando le acque dei navigli, ha detto molto chiaramente che più di 100.000 milanesi ogni giorno si fanno la loro sniffatina, la loro pipatina di coca. Se questi 100.000 si fanno tra i 2 e i 3 grammi al giorno, voi capite ogni giorno il supermercato dell''ndrangheta deve fornire più di 100.000 persone per queste. E la produzione in soldi in contanti è veramente di milioni di euro. Non è che c'è uno che va in giro con la valigetta di un milione di euro e non sa dove andare. Sa dove andare. Banche compiacenti, finanziarie compiacenti,
il 30-35% viene messo da parte perché bisogna pagare gli avvocati, la gente, la cosiddetta bacilletta, no? Che devono pagare gli avvocati, la gente in carcere, le famiglie, perché aiutano anche le famiglie, no? Dei soldati che vengono presi o dei Mamma Santissima che sono in carcere. Ecco. Per cui i luoghi dove è possibile riciclare il denaro sporco sono gli appalti, perché in un appalto a rifiuti, strade, bonifiche, l'appalto più piccolo è dai 300.000 a mezzo milione di euro. Noi abbiamo appalti, pensate che per quanto riguarda l'Expo 2015 in Lombardia dovrebbero arrivare quasi 15 miliardi di euro per tutte le opere, compresa questa della Pedemontana. Opere profondamente inutili, opere che devastano il territorio, opere che non servono ai lombardi, ma servono soltanto per queste grandi operazioni che sostengono Zambetti, Docet, la politica che sostiene l'organizzazione criminale. Questo è il meccanismo che va spezzato per rendere credibile la politica, per rendere credibile un'economia che si basa sulla libera concorrenza. Qui c'è il monopolio delle macchine movimento terra, c'è il monopolio, lo vedremo, di chi noleggia le auto per la regione Lombardia. C'è il monopolio, non c'è l'offerta più conveniente, l'offerta più bassa. Il lavoro lo prende chi, no? Per cui voi vi spiegate, che siamo tutte persone di buon senso, che se per fare una strada costa 100.000 euro, perché devo trovare uno che me la fa a 30.000? E dico sì, falla tu. Perché vuol dire o che trovo uno che me la fa a 15.000 e così ci guadagno 15.000 euro su uno. Oppure, come succede spesso, quella strada alla fine costerà 150, 170, o come, per non andare a fare esempi concreti, l'interramento della Valassina nel tratto di Monza, che doveva costare circa 220-230 mila euro, oggi siamo a 380 mila euro. Quindi tutte queste gare d'appalto taroccate al ribasso, poi alla fine non sono né al ribasso e a consuntivo si è pagato molto di più. Però nel frattempo lì dentro ci hanno messo, nella Berbeni ci hanno trovato i rifiuti tossici, in Valassina ci hanno trovato i rifiuti tossici. E quindi questi signori fanno queste cose, perché poi dopo quello che succede è che in tutte le situazioni c'è una sorta di mutuo soccorso, per cui io ti apro una buca la mattina e vendo terra buona e alla notte la riempio di rifiuti tossiconocivi, per i quali, no? Se voi andate dai sindaci e gli chiedete, scusate, sindaco, ma lei sa dove vanno i rifiuti del suo comune? Provate a chiedere. Non lo sanno. Li troviamo anche dentro la Villa Reale. Chi gestisce, che ha vinto la gara d'appalto per la Villa Reale. Personaggi, no? Come i fratelli Navarra, condannati di Italiana Costruzioni, mi hanno querelato per questo, che sono stati, mi hanno querelato dopo che sono, cioè prima che venissero condannati a Roma, che noi sapevamo che c'era il processo a Roma, perché hanno pagato delle tangenti per i cantieri dei mondiali di nuoto, con la banda Anemone e compagnia, noi furbetti del quartierino, quella gente lì, no? Sono stati condannati, però loro hanno vinto la gara d'appalto, ribasso. Ma attenzione, ma qui gestiscono questa cosa perché il vero problema è Infrastrutture Lombarde, l'organizzazione degli appalti in Lombardia gestita da questa società privata a capitale regionale, nelle mani di Formigoni e nelle mani della Compagnia delle Opere. Perché pensate che per un restauro conservativo sono arrivati 23 progetti da tutto il mondo.
ma le offerte, due. E le offerte due, una, che è questa di Italiana Costruzioni, ha dentro, nell'ATI, Associazione Temporanea di Impresa, gente che fa ponti, dighe, strade, tutto quello che volete sotto il profilo infrastrutturale, ma qui bisogna fare un restauro conservativo. Bisogna andare lì con lo scalpello, il pennello, fare tutti questi lavori di restauro. Invece se andate adesso alla villa, vedete una gru che sembra che debba tirare su chissà che cosa. Non la gruettina, quella un po', proprio una gru da migliaia di tonnellate. E poi stanno facendo un disastro, che dicono, no, invece sta rendendo ancora più bella e più... In questo meccanismo la politica è più colpevole, perché qui il pubblico mette 15 milioni di euro e il privato ne dovrebbe mettere 8, ma non si sa neanche se li metterà 8. Ma quando dissi davanti al presidente della Compagnia delle Opere che i tubi dorati degli affari della Compagnia delle Opere invece ci passano i soldi sporchi delle organizzazioni criminali, perché se non si fa la tracciabilità dei pagamenti, no? Io non so A chi pago e B da dove arrivano i soldi, perché questo è il problema. Qui il problema sono i controlli. Attenzione, adesso c'è la saga di Monte dei Paschi. Non si è controllato, hanno lasciato fare, punto. Ma se si esercitassero le funzioni proprie da antitrust a Banca Italia, le cose si sanno, ma non si esercitano e non si, le precipue funzioni di controllo su queste cose qui, per gli appalti, per le grandi opere. Ogni due per tre trovano dentro i cantieri di Expo, Ultima, Ventura SPA, un'impresa legata a una famiglia siciliana di Cosa Nostra. Perché? Perché vengono e fanno affari. E fanno più danni che sparare alla gente. Perché contaminano il territorio, contaminano la democrazia, contaminano un intero sistema. Come giustamente diceva prima, parlando della piccola realtà di Busto. Quindi noi, come vi ho detto, abbiamo trovato, abbiamo denunciato, e per questo ci siamo presi anche delle denunce e delle querele, per fortuna, finché sono denunce e querele va bene, sono proiettili, sono cavoli amari per tutti, però abbiamo trovato, come ho detto, nel cantiere dell'interramento di Via Lombardia, hanno fatto la nuova sede del comando dei vigili del fuoco di Monza. Hanno lavorato e stanno lavorando nel cantiere di un palazzo che doveva essere il palazzo della provincia di Monza Brianza. Però l'hanno trovato le hanno trovate allontanate nel cantiere del Polo Soderini, provincia di Milano, a Milano. L'hanno trovate dentro nei cantieri della MM5 e della Brebeni, ve l'ho già detto. Oh, la storia che, appunto, come anticipava prima. Si anticipava prima la storia di Saronno, che è finita dopo l'amaro Isola Bella, c'è l'amaro Solarese. Mario Chiesa, ve lo ricordate chi è? Quello della tangente del Pio Albergo Trivulzio. Ecco, lui aveva questa attività, guarda caso, un'attività di smaltimento rifiuti. E per questa attività, no, lui ha patteggiato, perché era un'attività illegale, perché non poteva fare quello che faceva, ha patteggiato una pena di 3 anni e più per queste attività illecite. Però tenete conto che è un recidivo da questo punto di vista, no? E questa storia è venuta fuori della Solarese dentro una operazione, appunto, di Rewind, che sono andati a cercare tutta una serie di società e di imprese in Lombardia che facevano queste attività, risultato della più grande inchiesta sulle bonifiche di Santa Giulia, e hanno trovato queste realtà di persone che trafficano
in rifiuti, e la società, la Solarese, aveva sede a Saronno. Nell'operazione Infinito è stata sgominata una locale, che la locale di Lonate Pozzolo, perché in questo piccolo paesino c'era proprio un gruppo, questi erano di Ciro Marina invece, Cirotani. No? Interrompo un secondo, la sede di Ammassate Istituti Lombardia ha sede a Lonate Pozzolo. Questi signori avevano, oltre alla classica attività di usura, avevano anche qui una forte attività sotto il profilo dell'edilizia immobiliare, e avevano una pratica dentro l'amministrazione comunale di Lonate, negli uffici tecnici, che non si sbloccava. E un giorno, no? Un residente a Saronno che si chiama Rocca Ernestino, no? Ha preso insieme ad altri, ha organizzato di bruciare la macchina di una impiegata che era della direttrice dell'ufficio tecnico, che aveva in mano questa pratica, perché si erano messi d'accordo con i politici, ma i politici, no, fanno sempre un sacco di pasticci e però la pratica non andava avanti. E Rocca ha pensato bene con altri di fare questo piccolo messaggio alla, adesso non ricordo il nome. Nello scandalo che ha incrociato i destini del presidente della regione Lombardia, che poi lo ha costretto alle dimissioni, circa 2 anni fa c'è stato inchiesta e processo del clan Valle Lampada. Questo clan Valle Lampada, che è un po' fuori dal grande circuito delle locali che sono finite dentro, scusate il bisticcio, in Infinito, aveva una grande penetrazione nel mondo della politica in Lombardia, tant'è che Zambetti, no, è finito per voto di scambio e per altre illegalità, è in galera. Dentro questo meccanismo del clan Valle sono aperte tutta una serie di filoni, e dentro questo e l'osservatorio a quale si sono un po' così soffermati i magistrati è quello delle attività di servizio che alcune società fornivano alla Regione Lombardia, in particolar modo per quanto riguarda la mobilità, quindi la fornitura di biglietti dei treni, biglietti aerei e fornitura del noleggio delle autovetture. Una società specializzata in quel noleggio delle autovetture è Kaleidos, questa società che appunto ha nel suo ragione sociale, nella sua missione appunto questa. Chi capeggia l'amministratore delegato di Kaleidos è un cittadino di Saronno che si chiama Massimo Vanzulli, ma con Massimo Vanzulli, come tutti i grandi collettori tra le organizzazioni criminali e la politica, cioè quell'area grigia, la cerniera che chiama la Boccassini, no? Quest'area grigia che c'è tra la politica e l'organizzazione criminale, stanno sempre o presidenti di consigli di amministrazione o presidenti del collegio sindacale o consiglieri di un consiglio di amministrazione, stanno lì. E tant'è vero che non li trovi solo lì, ma li trovi poi in altre attività che sono poi l'elemento che da un lato, c'è un libro che si chiama La democrazia dei corrotti, che vi invito a comprare, che il dottor Mapelli l'ha scritto, quello che ha fatto e sta facendo tutta una serie di inchieste importanti, che spiega le nuove forme delle mazzette, che non è più l'imprenditore, con anche se c'è qualche pirla che porta ancora in giro 10.000 euro nel sacchetto o nel pacchetto di sigarette, o no, alcuni in Lombardia consiglieri e assessori sono finiti in galera per mazzette, perché prendono ancora Nicoli Cristiani piuttosto che un altro, che si fanno portare la mazzetta nel giornale. No, questi sono un pochettino più raffinati, e basta gonfiare, perché non c'è gara d'appalto, ma basta gonfiare il servizio, e nell'ambito della fornitura c'è la tangente. Per cui io do 130.000 euro, la fattura di 100.000, 30.000
se ne vanno a quel paese. Sta poi ai magistrati e a chi. Però vediamo chi è Massimo Vanzulli e poi non vengo, finisco. Sperando di non annoiarmi, poi se volete rispondiamo, facciamo anche un'interlocuzione. Comunque, questo signore è anche socio dentro un'altra società che si chiama Sense. Questa società, che anche lei ha questa attività di, come si dice, di servizi, è proprietario insieme alla Caleidos, no? Scusate, FNM, Ferrovie Nord Milano e Caleidos sono proprietari di questa SEMS. Quindi Massimo Vanzulli sta presidente di Caleidos e sta nel consiglio di amministrazione, è l'amministratore delegato di SEMS, però è consigliere di amministrazione di sussidiario punto net, e uno dice ma sussidiario.net dovrebbe essere un network giornalistico, e in realtà attività di impresa non previste nei precedenti codici. Questa è la ragione sociale, la mission, cosiddetto codice Ateco dentro. Ha una società di riparazione di autoveicoli, la Vanzulli SRL. Ha una società, è consigliere di una società di consulenza imprenditoriali che si chiama Opere SRL. E presidente, e poi nello storico della sua grande attività di imprenditore è stato presidente di Rembrandt Cooperativa Sociale RL e di VTP Commercio all'ingrosso di abbigliamento, e udite udite, è stato amministratore unico di Vela Consulting, agenti e mediatori e procacciatori di prodotti finanziari, ma non fino al 1990, fino all'aprile del 2012. Adesso questa è liquidazione. Intorno a questo, intorno a questi personaggi c'è quel famoso Giuseppe Ghesuz, leghista, presidente delle Ferrovie Nord, finito in galera per bancarotta e per turbativa d'asta, no? Ecco. Quindi io vi do un quadro, spero di aver dato un quadro abbastanza esaustivo, che le cose che sono state dette prima sono importantissime. Sono importantissime l'educazione alla legalità, però attenzione alla legalità sostanziale, perché tutti questi fatti avvengono in maniera perfettamente legale. Attenzione, qui si chiede una legalità sostanziale, non si chiede di fare una commissione antimafia che non fa la commissione antimafia, si fa la commissione antimafia che va nei cantieri, che guarda i documenti, che fa i controlli e verifica e controlla che gli uffici svolgano il loro precipuo lavoro che deve essere fatto come una sorta di sistema di qualità, legalità. Per cui abbiamo presentato, abbiamo contribuito a presentare come osservatorio, no, ai candidati presidenti della regione una legge antimafia che ha dentro tutta una serie di palette, di picchetti molto chiari, dall'adesione all'avviso pubblico, perché dobbiamo essere anche educati come amministratori a gestire la cosa pubblica, perché già solo per il fatto di essere, diciamo, cittadini che entrano nella, quindi parlo a futuri deputati, futuri consiglieri, che si entra con l'idea di servire il cittadino che ti vota, è già tutto un altro mondo. Ma poi quando sei dentro, che la macchina è veramente trita, il fatto di avere la possibilità di aggrapparti a una legislazione che ti permette di gestire sotto il profilo dei controlli e della legalità una continua possibilità di fare richieste, di chiedere, di informarti, di stare sul pezzo. Perché il problema è andare nei cantieri, non c'è da inventarsi cose strane. Se ti danno una documentazione, come noi abbiamo denunciato in altre occasioni, e tu non la controlli, la documentazione che ti viene data, perché è l'amico dell'amico che t'ha, no? E basta l'autocertificazione. Non basta l'autocertificazione. L'autocertificazione va verificata.
va introdotto nelle gare d'appalto che nelle associazioni temporanee di impresa la capofila non presenta solo il certificato antimafia per sé, ma lo chiede anche per le imprese delle quali pensa di subappaltare il proprio lavoro, anche se viene col suo camion 3 volte al mese, non me ne frega niente. E io devo venire in quel cantiere e verificare che quel giorno su quel libro matricola che tu hai presentato con il tuo DIURC all'ufficio appalti, che c'è Marco Fraceto, Biagio Catena, Maurizio, ci sono, sì, non ci sono, dove sono? Oppure perché c'è Mohamed Marouffi? Qui no. Vanno fatti questi controlli. Se vengono fatte queste cose qua, gli appalti sono puliti. Se non vengono fatte queste cose qui, c'è sempre un'area grigia. E poi gli appalti chiavi in mano. Se un'opera costa 100, finisce 100. Non può finire 150. Ce le metti tu per 50 in più. Non ce le metto io. Se ritardi, ti penalizzo. Ecco, io penso di avervi più o meno detto quali sono nel metodo e nel merito un po' il lavoro che noi facciamo come osservatorio. Continuiamo a farlo con i tempi, i modi, perché siamo tutti volontari, no? Io sono in mobilità, Biagio in pensione, ci sono altri che ci danno una mano, giornalisti, magistrati, ma tutto sotto il profilo del volontariato, perché noi pensiamo che ogni giorno, e chiudo veramente, no? Come diceva Paolo Borsellino, no? Ogni giorno c'è chi si alza per delinquere, ma devono sapere che ogni giorno c'è qualcuno che si alza per far prevalere i valori della legalità e dell'antimafia. Grazie.